Buongiorno ragazzi, oggi siamo qua di nuovo in Fond Metal per ritirare un nuovo set di cerchi per la stagione invernale. Queste qua sono tutti cerchi storici. Questo qua lo riconoscete sicuramente. Guardate che belli, ci sono cerchi Maserati, Subaru, di quasi tutte le macchine più famose negli ultimi 30 anni. Guardate che bello questo cerchio qua, enorme. Questo qua ovviamente sicuramente non lo montiamo su una macchina. Qua vi faccio vedere una piccola chicca. Li riconoscete? Vabbè, lo stemmino sicuramente vi fa capire di quale casa importante appartengono. Prima cosa, quanto sono larghe le gomme. Ma soprattutto guardate com'è bello concavo il cerchio. Forse così lo vedete meglio. Guardate che spettacolo questo cerchio qua. Veramente impressionante. Qua invece abbiamo i cerchi che sono in vendita attualmente. Questi sono i 9RR di colorazione nera, opaca. Molto molto bella anche questa. Poi abbiamo il Lievo Oro. Questi penso che siano da 18 pollici, viste le dimensioni, anzi anche di più, con 5 forature. Secondo me oro di questa dimensione sono veramente belli. Veramente, veramente belli. Qua invece abbiamo gli altri cerchi a catalogo. Questi qua, sempre 5 forze, se mi sbaglio, dovrebbe essere per Audi e Volkswagen. Potete vedere, sono veramente molto belli, molto particolari. Qua c'è la finitura diamantata. Guardate come è il riflesso, è veramente spettacolare. Questi qua sono i cerchi per Mercedes, anche questi con la finitura diamantata. A colpo d'occhio vi giuro che ho visto una macchina con questi cerchi, sono qualcosa di fenomenale, soprattutto visti la sera. Questi qua sono altre tipologie di cerchi, questi qua io li trovo fantastici. Se li dovessero fare per Abarth, secondo me questi sono una bomba incredibile da 18. Questi qua sono dei cerchi storici. Indovinate dove andavano montati questi cerchi. E nulla, adesso vi faccio vedere quelli che andiamo a ritirare oggi per la mia. Non abbiamo cambiato il disegno, ma abbiamo cambiato totalmente il colore. E adesso ve lo faccio vedere. Fund Metal 9RR, colorazione white, ET35, canale 7 da 17. Omologati in AD, quindi non avete nessun problema a montarli, non dovete aggiornare il libretto, non dovete fare niente. Se vi fermano siete completamente in regola. E guardate che bello che è. Secondo me sul colore nero della mia spiccherà veramente veramente tanto. Sono proprio curioso di andare a fare qualche foto, farvi vedere qualche foto di come risalta. Guardate che bello. Non vediamo l'ora di andare a montarli e vedere come risultano sulla macchina. Purtroppo per normativa anti-Covid il gommista non mi ha lasciato entrare per riprendere il montaggio dei cerchi, ma vi posso garantire, come si può vedere da queste foto, che la macchina ha cambiato veramente aspetto. Rispetto ai Fond Metal 9RR Oro, il contrasto sul nero spicca veramente molto molto di più, è molto più accentuato e i cerchi sembrano anche più grandi dal vivo, tanto che tante persone quando l'hanno visto me li hanno scambiati addirittura per dei 18. Le caratteristiche, come ho detto in precedenza, sono sempre le stesse. Cerchi da 17, canale 7 e T35 come da modello omologato per 500 Abarth. Peso siamo intorno ai 7,5 kg, un peso veramente veramente contenuto. Infatti ripeto sempre, come ho detto anche per quelli oro, la differenza in strada si sente, gli inserimenti in curva sono molto più precisi e la macchina scarica i cavalli per terra in una maniera totalmente differente rispetto a dei cerchi molto molto più pesanti come possono essere i Monte Carlo e i cerchi di serie, che comunque viaggiano intorno ai 10 kg, e vi posso assicurare che 2,5 kg in meno a cerchio si fanno sentire parecchio su strada. Come avrete notato dalle foto su Instagram, su Facebook e dai video su YouTube, in realtà i cerchi sono stati montati all'inizio della stagione invernale, sono stati montati a novembre,
Ma purtroppo per dei problemi tecnici sono riuscito a montare il video solamente adesso. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti cosa ne pensate dei cerchi, se preferite quelli oro o questi qua bianchi. Non mi resta che concludere il video, chiedervi di mettere mi piace, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E ragazzi, ci vediamo alla prossima con tante novità, soprattutto per quanto riguarda i cerchi Fondmetal 2021. Ciao ragazzi!